Curiamo la nostra casa comune, dice Papa Francesco esprimendosi sui temi ambientali. La crisi dell'ecosistema è crisi antropologica ed è legata al modello consumista che accompagna le nostre azioni quotidiane. Questo è uno dei pensieri del Santo Padre pubblicato nella sua enciclica Laudato Si. E questo è l'argomento che il parroco di Scario, Don Tonino Cetrangolo, ha voluto portare in auge alla sesta edizione della rassegna culturale Dialoghi Profani, nata per appoggiare l'esortazione apostolica che propone una chiesa in uscita e aperta alla conversazione. Ecco perché anche quest'anno il sacerdote del piccolo borgo marinaro ha deciso di dar vita ad un'alleanza educativa, questa volta tra economia, politica, musica, spiritualità, diritto, letteratura e anche giornalismo, e quindi un apporto di varie discipline su uno stesso tema per affrontare un concetto centrale per il futuro dell'uomo: proteggere l'ambiente in cui viviamo. La terra è ferita, scrive il Papa. Siamo cresciuti credendoci autorizzati a saccheggiare il pianeta. Bisogna eliminare le cause strutturali di un'economia che non rispetta l'uomo. Appello a governi e istituzioni e proposta di nuovi stili di vita. Su questi suggerimenti sono intervenuti ed entrati in dialogo nella Chiesa dell'Immacolata il professor Carmine Tripodi, docente di economia alla Bocconi di Milano, l'avvocato Angelo Paladino, presidente dei giuristi cattolici, il professor Giuseppe Caruso, padre Giuseppe Celi, il vice sindaco del comune di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino, il maestro Francesco Augurio e il giornalista Gaetano Bellotta. La terra protesta per il male che provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Serve una conversione ecologica. Questo è quanto riferisce Don Tonino, citando le frasi di Papa Francesco. Oggi la politica tante volte è sottomessa alla finanza e alla tecnocrazia e ciò non è accettabile. Per il parroco di Scario, come per tutti gli ospiti intervenuti a Dialoghi Profani, la distruzione dell'ambiente è qualcosa di molto serio. Quello che ci vuole è affrontare questo problema, cambiare i sistemi energetici e produttivi con un sistema sostenibile e fare del nostro meglio per creare un'economia morale, perché non c'è ecologia senza un adeguato comportamento umano. Dialoghi Profani, edizione 2016, si è conclusa con un elogio da parte di Gaetano Bellotta nei confronti della Chiesa del Golfo di Policastro, che dà attenzione ai temi della Laudato Si', che nell'impostazione di Papa Francesco sono davvero rivoluzionari.